Pronto? Well, the night was came for, where's the life, where's the skin, coglione. Ma posso che mi sento che lei ne in chiacur? Sei un terror meridional, faccio di cazzo, chiami sta cappella. Sono di Asti. Non c'è track. No, ho appena ricevuto una mail, dopo la sigla ve la devo leggere perché sono sconvolto. C'è uno che... No, c'è uno che si spaccia per me e incula soldi a una a signora. Te. Cioè, si sta spacciando per te e vuole inculare te. Quelle robe strane. No, sono sconvolto, ragazzi. È una roba orribile questa. Ma la fa la mezza? No, infatti dico più che altro. Perché cioè, in effetti un po' di bisogno funziona, ultimamente. Ma perché la signora dovrebbe dare dei soldi a te? Non lo so, dopo ve lo leggo, c'ho una mail, ve la leggo. Minchia, subito che vuoi sapere. Track, metti alla sigla. Attenzione, vengo subito. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Musica pasquale. Mamma mia, che noia. Cosa? Base e Zoo. Meglio. Che robina. Wow, 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 wow. Ipercarichi per questa nuova diretta radiofonica. Sì, 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 sempre più carichi. Voglio l'infarto. Bene, dai, salutiamo tutti gli ascoltatori e andiamo immediatamente a presentare Pippo Palmieri in regia. Allora. Letizia Puccioni alle inchieste. Ciao. Fabio Lisei a rompere il cazzo. Ecco. Lo sa tutto lui. Sei molto fastidioso. Vabbè, mamma puoi mia. Andare? Paolo Noise, il simpaticone amicone e scoreggione. Sì. Da Miami, Marco Mazzoli, detto Gianfranco. Anche Superman. Dai Marco, ammettilo che sei Superman. Dai, togliti gli occhiali. Non ce li ho. Ormai si è capito che sei tu Superman. Dai, vola. Dai, spezza qualcosa. Dai Superman, ti abbiamo scoperto. Sai da cosa lo si capisce che sei Superman? Dalle braccia più lunghe delle gambe. Cosa perché c'entra? Per darti lo slancio per volare ti si sono allungate. Certo. Ti abbiamo scoperto. Ma ti rendi conto? Che problemi ha quel ragazzo? Ma non si droga poi, è quello il bello. Forse dovrebbe cominciare. Forse sì, forse sì. Che paura, non lo so. Che è long, long, long COVID. Ma il suo è un long drink. Ma lunghi. Welcome to the succede oggi, oh. Lo Zoo di 105, sì. Il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno Italia, buon venerdì, buongiorno, benvenuti. Ma che cazzo è successo oggi? Marco, ieri un certo Greg ti ha nominato su un video. È un terrapiattista Novax. Ancora con queste etichette. Ma basta. Ma basta. Se era anche colonnello aveva vinto. Ma non ha nulla a vedere con te. Lo conosci. Spero che non condividi nulla di quello lì. Chi ti ascolto da vent'anni. Ma che cazzo è so? Ma chi se ne frega di Greg? Ma chi è sto Greg? C'è la famosa teoria di Greg. Ma basta ancora con sta roba delle etichette. Invece questa mi ha un po' colpito. Più che altro perché mi dispiace, se è vero, mi spiace che una signora stia dando dei soldi a un imbecille, ladro, truffatore. Dammi la base. Base truffa, per favore, attenzione. Salve, buongiorno. Non ci conosciamo, ma purtroppo mia madre crede di sentirsi con lei. Ecco, fin qua. Vabbè. È convinta che lei non stia bene economicamente, e qua potrebbe avere anche un po' ragione. E le sta inviando soldi in continuazione a questa presunta persona facendo le sue veci. Chiedo gentilmente se può inviarmi un video smentendo tutto. Secondo me è una truffa nella truffa. È un phishing. Cioè praticamente vogliono il tuo video in modo che poi possono con l'intelligenza artificiale clonare e fare esattamente quello che l'opposto. Sta dicendo. Che due coglioni. Cioè tu gli mandi il video e loro cambiano quello che tu stai dicendo.
Scusa, e scrivono alla signora: signora, sono Marco Mazzoli, mi può mandare dei soldi? Perché Marco, ricordati che sei un coglione, nessuno ti darebbe del lei. Se... effettivamente è strano. Grazie Paolo, è sempre bello essere rispettati dai colleghi. No, una roba è vero, che stona parecchio in lei. Mi gonfia l'ego proprio. Guarda, ma roba, ma la mail da chi arriva? Rosso. Da Capone al Chiocciola Mafia Massimo Mennea. E la mail mi sembra è una Gmail. Cioè, non lo so. Con l'indirizzo Massimo Mennea Chiocciola Gmail. Ha messo il suo numero di telefono? No, no, allora come fai a mandargli il video? Via mail. Non lo fare, Marco. L'ho ricevuto adesso due minuti prima di andare in onda. Non l'ho fatto, mi raccomando, Marco. L'ha fatto. Ho mandato anche la foto del documento. A proposito, Marco, mi puoi mandare un video in cui mi ringrazi infinitamente, poi dici la parola banca? Sì, sta roba è bruttissima perché non ti puoi più fidare di nessuno. Perché se fosse vero, no, capito, ma se fosse vero, mi dispiacerebbe un sacco. Che questa donna è stata circuita da uno stronzo, non lo so. Dai, effettivamente, cioè voi avete il mio contatto, siete persone fortunate, voglio dire, ma lui non ha il mio numero di telefono. Pensa, Puccioni, tu mi puoi mandare un messaggio ogni giorno. Ogni momento. Sì. È gratis anche. Che tentazione di masturbarmi. Non ti ho mai chiesto una lira. Pensa. Ieri la Puccioni era un po' preoccupata della discussione con te. Ha detto, ma va, cazzo, hai fatto benissimo. No. Finalmente un altro contro Fabio Lisei. Allora, noi ieri non abbiamo discusso, cioè non c'è stata neanche la discussione. Io ho preso, me ne sono andato, sono rientrato e ho fatto buon umore. Sì, non c'è stata la discussione. Non c'è stata nessuna discussione. Ma, scusa, sei il solito credulone Mazzoli, ma non sono un credulone. Mi dispiace. Ma se fosse vero. Ma stai zitto, va, che ci siete cascati tutti e due. Voi. In mille truffe siete cascati. Vai a cagare. Ma vai a fanculo, mi preoccupavo per la signora. Ha un caricatore di bottigliate dietro la sedia. Sì. Poi c'è quei quattro stronzi idioti che sicuramente ci cascherebbero sette volte tanto. Ma fanno i fenomeni. Tu, infatti. Abbiamo un 11.000 euro qua. 13 per esempio. Siete i due stoccafissi dello zoo, dai. Ma stai zitto. Gente raggira. Che per colpa tua Paolo ha perso il profilo di Instagram 650 volte. Perché lui è stato avido. Lui voleva la spunta blu e non la meritava. Zitto. Vabbè, allora, è venerdì, ci sono tante notizie brutte. Parliamo di quelle belle, tipo che Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel CDA della Toz. Come mai? Troppe assenze anche. Sai cosa mi fa sorridere? Che comunque una grossa azienda la inserisce nel CDA. Uno pensa, ti mettono nel CDA perché comunque hai delle capacità, delle peculiarità. No, perché sennò la Santanchè che ci sarebbe a fare? Poi scatta il merdone e la scaricano come se fosse proprio. Beh, successo, allora, è successo anche a me, senza fare troppi nomi. Non so se vi ricordate la questione del gatto. Ti ricordi? Nel 2009 la storia del gatto. Sì. Io stavo lavorando con due aziende molto importanti. Quando è venuta fuori sta roba, che è stata ovviamente gonfiata e pompata, perché sapete quanto amo gli animali e quanto rompo il cazzo sui social, cosa è successo? Le due aziende con cui stavo lavorando in quel momento mi hanno scaricato, perché non volevano associare il loro brand a una persona che secondo loro maltrattava gli animali. Tu pensa. Allora, per via della discussione con Letizia ieri mi è saltato il contratto con la NASA. Doveva esserci la mia faccia su tutte le astronavi da qui al 2050. Io che rido. Come si chiamavano i missili? India, chiaramente. Comunque, mentre la Ferragni viene, come dire, scacata in giro, viene scaricata. Mi piaceva di più. Che cazzo vuoi? Fedez si diverte parecchio, mi pare. Non so se avete visto. Si è comprato pure la Ferrari, che dice che non guiderà lui, ma la guiderà il padre. Che è la prima Ferrari Roma Spider consegnata in Italia. Se l'è presa lui. Un 200 milioni. Ha fatto bene, cioè il grano fa bene. Sì, cazzo. Adesso lui si sta divertendo tanto. No, non l'ha pagata 200 milioni, l'ha pagata 5.000 panettoni. Cerchiamo di spiegare la valuta corrente dei ragazzi. Enrico, che cazzo gliene frega? Fa bene. Sotto quel punto di vista lì non ho un cazzo da dire. Uno coi propri soldi, anche se non li avesse deciso di indebitarsi, sono cazzi suoi. Io vi posso dare un'anteprima, se volete. Sarà testimonial della Fiat. Fedez. Anche io. Quindi lui è passato dalla Ferragni alla Ferrari? Sì. E alla Fiat. E dalla Ferrari alla Fiat. Una perversione lessicale. Mangia solo Ferrarini il prosciutto. E i Ferrero Rocher. E queste Ferretti. Sì. Ci sono due R, va in sbattimento. Una barca della Ferretti ci vorrebbe. Sì, così abbiamo risolto. Ma gliel'ha regalata Tiziano Ferro. Basta.
Che coglione che sei. Va bene, dai, iniziamo. Dobbiamo indagare, torna la promessa. Siamo alla puntata numero 37 o 38, forse ho sbagliato a... Ma uguale, Marco. È un bel casino, eh? No, no, bisogna stare attenti, eh? Sì. Io sto seguendo con passione questa telenovelas, sì. Che tra l'altro è spagnola, non è messicana. Ho sbagliato l'altro giorno. Ma parlano tutti la stessa lingua. Sono uguali, è come il cinese. E poi c'è quello della Mongolia, no. Sono tutti uguali, spagnolo, sì. Spagnolo e messicano ci sono sensibili diversità, dai. Soprattutto nella quello pronuncia che, quello che vive a Singapore è uguale, identico a quello che vive a Hong Kong, no, cioè non cambia Singapore un cazzo. Si parla il singaporo. Ma sì, Singapore, uguale, la stessa roba. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Singapore si chiama, sei sicuro? Singapore? Singapore, c'è le foto. C'è stato. Senti, ma anche noi italiani assomigliamo tantissimo agli spagnoli, ai greci, non c'è differenza. Ai francesi. I greci sono tutti palermitani. Ma non è vero, lui ce l'ha con la Grecia adesso, Paolo. Perché? Un po' sì, scusami. Un po' sì. Perché? Secondo me perché? La Grecia è stata un po' sopravvalutata negli anni. Ma no, ma mai è andata malissimo. Ma gente governata da delle persone su una montagna, dai. Ma che cazzo, no, c'è? È la culla, no, della civiltà occidentale. Ma che cazzo è? Dalla culla uno poi impara a camminare, dai. Che dai, andiamo, che c'è la promessa. Vai, Pipuzzi. Lo Zoo di 105 presenta La Promessa. La promessa avrà particolas di amore e movimento, avrà secretos che nunca saldrán ahí fuera, sarà tan bello come il vuelo di un avión. La Promessa, la soap opera a prova di scempio. Ogni indagine di omicidio si compone di questi elementi fondamentali. Sì. Primo, una vittima, necessariamente nella forma di cadavere morto ammazzato, rinvenuto, sì, da qualcuno che poi però non è che se lo mangia o lo nasconde, ma certo, lo mostra tutto tronfio agli amici, parenti, no, e autorità, no, giudiziarie. No. Due, un colpevole, cioè il tizio che si è preso la briga, sì, di trasformare in cadavere la persona che nel punto 1 abbiamo affettuosamente chiamato vittima. Sì. Tre, testimoni e indizi, ovvero persone o evidenze sensibili in, sì, grado di suggerire un collegamento casuale fra la colpevolezza del colpevole e gli mortacci della vittima. No, sì, è chiaro. 4. Un investigatore, professionista o dilettante, meglio se vestito con elegante semplicità e a prezzi contenuti, incaricato di effettuare il collegamento tra il punto 1 e il punto 2, avvalendosi, sì, del punto 3. Ed è proprio qui che entra in gioco l'ineffabile Don Alonso, il magnate del calzino di seta al prezzo di un caffè, più che mai deciso a risolvere l'omicidio della madre della cameriera Nappa, avvenuto nella sua tenuta 15 anni or sono. Figlio, cameriera Nappa, sbrigatevi! Vi voglio immediatamente nel mio studio in rosso. Don Alonso, guardi che siamo già qui davanti a lei da 10 minuti. Come? Infatti, padre, aspettavamo che ci dicessi perché volevi vederci, ma poi hai iniziato a guardarti l'ombelico con la lente di ingrandimento e non ci hai più cagato di striscia. Hai dei problemi grandi, papà. No, giusto, giusto. Scusatemi, ma quando siamo dietro a un nuovo caso, noi geniali ed eleganti investigatori abbiamo sempre la testa fra le fregne immaginarie. No, ascoltatemi, ho importanti novità sulle indagini. Davvero? Ha scoperto l'assassino di mia madre? Non dire cazzate, chiattona. No. Non sono mica mandrache. Però leggendo il manuale del perfetto detective mi sono accorto di una cosa. Non ho né testimoni né indizi sull'omicidio, assolutamente nulla su cui lavorare. E quindi? Hai deciso che ti arrendi? Non mi hai fatto niente, faccio serpente. Giammai, figlio Manuel con la barba. Io non sono certo il tipo che getta la Puglia così facilmente. Non sono mica come tuo nonno, Pedro Alonso, che lasciò annegare tua nonna nella fontana di Barcellona solo perché non voleva bagnarsi i mocassini nuovi. Però per andare avanti con le indagini bisognerà fare una cosa un po' becchina. Cioè? Dobbiamo riesumare il cadavere di quella chiattona di tua madre. Viva la figlia! Riesumare il cadavere? Ma è proprio necessario, Don
all'oscio. Su, non fare storie, Nappa. Ti sto dando l'opportunità di rivedere tua madre. Dovresti fare i salti di gioia. Ma è morta. Padre, come pensi di ottenere il permesso di tirare fuori il cadavere della terra? Ma che schifo. Purtroppo Maroli siamo diventati. Ci avrà tutti i vermi in culo. Molto semplice. In culo. Così. Don Alonso, posso chiederle il permesso di riesumare il cadavere della chiattona? Ma certo, Don Alonso, le do il permesso di riesumare il cadavere della chiattona. Visto? Permesso ottenuto. Forza, prendete le vanghe e andiamo in giardino. Scusa, papà! Ma la madre di Nappa è sepolta in giardino. Veramente? Beh, certo. Perché tu dove la seppellisci, la servitù? Al cimitero! Bella questa. Dai, smettetela di dire cazzate e scavate prima che vi prenda entrambi a revolverate nello sterno. Sono orribile. Beh, Don Alonso. Ci siamo, padre! Guarda. Interessante. Non ricordavo che la madre della cameriera Nappa fosse una nana a forma di cane. E infatti non lo era. Questo è lo scheletro di un cane. Sembra un pastore tedesco. Cosa c'entrano i preti nazisti? No, no. Intendevo la razza del cane, Don Alonso. I casi sono due. O tua madre era un cane, oppure... Dove sono i resti di tua madre? Mi amore, vale. Me gusta il tuo cuerpo. Mi amore, te tocco la teta. Maiale. Tu prendimi pinga e fammi con mano che io diventare un imbianchino. Sì, l'assassino deve averli spostati per non essere scoperto. Dannazione, era l'unico indizio a nostra disposizione. No, Nappa, non è vero. Perché spostando il cadavere l'assassino ha commesso un gravissimo errore. Un errore che finirà per smascherarlo. Davvero? E cioè? Non sono mica un cretino. Se ve lo dico adesso, poi che cazzo facciamo nella prossima puntata? Non sapete proprio nulla delle telenovelas, voi due scarti della società. Ve lo dico la prossima puntata perché sento di avere un terribile malore. Ancora? Oddio. Sto nuovamente cadendo in un profondo coma. Ma come fa? Comunque sappiate che lo sanno tutti che siete diventati amanti. Figlio Manuel, come fai a provare piacere nello scopare quella balena cicciona? No. Quella balena cicciosa di Nappa. Ah. Supone! Che schifo! Non riuscirei a toccarti nemmeno con un dildo radiocomandato. Ho solo messo su 2 chili! Dicevo, scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa. Bella, Vincente. Sì, mi stavo facendo i film, vuoi vedere che è ancora viva? Cioè, come se fosse una serie vera. Vuoi vedere che è diventata cane? Sono rimasto sconvolto. Lo giuro, è bellissimo. Mi piace un sacco questa serie. Pastore tedesco, il prete nazista. Volevo morire subito. Volevo correggere, devo aver detto 200 milioni il costo della Ferrari, ma invece 250 mila euro. Vabbè, non sta da correggere. No, è una vecchia rincoglionita. Cosa vuoi? È una signora che pensa ancora in lire. Lei ha fatto la conversione. Poi vedi, se un nulla tenente può avere una Ferrari, ragazzi, siamo veramente il paese migliore del mondo. Figurati un sottotenente. Pensa a te. Non lo so, sono ancora dentro La Promessa, scusate. Sì, sì. Aspetta un secondo, stavo cazzo, che brutta notizia. La volete una bruttissima notizia? Dai. L'Italia si sta estinguendo. Na, 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 na. Le nascite sono calate anche nel 2023, sono state solo 379.000. 14.000 unità ormai sono i bambini, in meno rispetto al 2022. Prosegue il calo delle nascite, piano piano gli italiani scompariranno. In realtà questa è una grande cazzata, perché gli italiani non nascono in Italia, ma gli italiani sono in tutto il mondo ormai. Noi siamo peggio della mafia, nel senso che siamo ovunque, siamo stati i primi immigrati che sono andati un po' ovunque nel mondo e abbiamo inseminato la qualsiasi. Quindi in realtà il seme italiano, la sbroffata italiana, diciamo, la nostra, che eleganza, la S è un po' di ragazzi, che, allora che adesso parliamoci un attimo chiaramente. Allora, la penisola italica è stata invasa ma tante, questa roba del gene italiano mi fa molto ridere. Ci hanno scopato dal nord Europa, ci hanno scopato dal nord Africa, gli spagnoli, gli arabi, gli americani
americani quando sono andati a liberarci ci hanno chiavato tutte le donne, cioè tutte. Proprio. Anche i tedeschi sono arrivati e ci hanno chiavato tutte le donne. Normanni, francesi, austro-ungarici, cioè, serbi, sloveni. Probabilmente il segreto del genio italiano è il fatto che siamo una mescola che fa che cagare. Nostre donne sono delle gangproie. Quindi questa mescola è in giro per il mondo ormai, il seme. Io ogni volta che incontro qualcuno che parli perfettamente inglese, sia nato in America e tutto, tutti ti dicono: sai che mio nonno era italiano, sai che il mio bisnonno era italiano. Ed è la stessa persona. Ed sono tutti Lino Banfi. Mia moglie ha scoperto che i Pitaluga sono andati anche in Venezuela, no, in Perù e ha un sacco di parenti lei in Perù. Oh, pare che crepino e vi lasciano i soldi. Ma no, pare Perù. Che il bisnonno di mia moglie sia andato in Perù a chiavare come un bastardo e quindi... Però a chiavare gli alpaca, quindi non ha nipoti perché... Ha nipoti molto comunque... pelosi che sputano. L'alpaca ha visto da dietro con quel codino di pelo. Non è la male, sua 5000 metri. Quindi la preoccupazione deve essere quella che man mano che passano gli anni, diciamo, il suolo italiano verrà conquistato da altre etnie. E questo potrà succedere. Però... Ma noi italiani siamo ovunque, tranquilli, siamo ovunque. Lo vedi subito. Allora, uno in grado di incularti i soldi, uno bravo a farti una truffa, sicuramente italiano. Delle origini italiane. Vorrei ricordarvi così a queste persone così preoccupate che dopo la caduta dell'impero romano, quindi siamo nel IV-V secolo dopo Cristo, in Italia abitavano meno di 1 milione di persone su tutto il suolo italico. C'erano meno di 1 milione di abitanti, quindi voglio dire, il gene italico è salito, è sceso nel corso degli anni in base ai procedimenti storici. Sì, ma il problema erano gli inglesi, no? Che dormivano fuori dalle mura di Roma, che erano dei barboni di merda gli inglesi. Quello negli anni 60, quando c'era l'LSD, c'erano come i pazzi. No, erano dei barboni di merda, poi sono riusciti a entrare e anche lì hanno... Tu dici forse al di là del Vallo di Adriano, il famoso Adrian Wall che separava erano gli inglesi, la Bretagna dalla Scozia. Sono riusciti a entrare, ci hanno chiavato anche lì. Però erano in casa loro, eravamo noi. Sì, però l'Italia è il paese che si fa scopare. Sì. Esatto. Quindi non è Italians do it better, nel senso che gli italiani lo fanno meglio. Gli italiani si fanno chiavare meglio. Capito? Italians get it better. Dovremmo cambiarlo. Lo prendono meglio. Comunque ricordiamo che se la gente non fa figli è perché costa troppo. Costa tanto. È inutile che viene fuori il politico. Ah, ragazzi. Infatti, secondo me siamo troppo attenti ultimamente alle parole che usiamo, quindi sai, ci sono tutti questi processi sulla parola detta, la parolina, dice ricchione, non si può dire, siamo molto attenti a dei diritti ridicoli tipo i cessi per i confusi, che secondo me è una roba, e anche per i confù li ho visti io. Per i confù, e ci preoccupiamo di tutto tranne che dei nostri problemi, cioè dei problemi che può avere un paese come l'Italia in questo momento, la tutela degli anziani, delle istruzioni, le strutture, l'adeguamento salariale E soprattutto i prezzi, perché adesso per volare in Italia, cioè con i voli low cost, non esistono più i voli low cost. No. Cioè ti costa dai 137 euro in su. Avevamo una compagnia di bandiera una volta, mi ricordo. C'è ancora in realtà, Ita. Nessuno se la vuole, è interamente del Ministero delle Finanze. Mezza fallita lì. No. Però... Una volta era l'orgoglio italiano, figa. L'Italia era una compagnia aerea meravigliosa, eri belli, si mangiava bene. Sì, è vero. Volava bene, era proprio. In debito però. Esatto. È tutto in debito perché ragazzi, è stata gestita di merda. Ci hanno messo i parenti, i cugini, i fratelli in tutte le amministrazioni possibili. Ma stanno continuando, ancora adesso è così. Però io ho preso 4 voli aerei per Barcellona, 18 euro l'uno. Quindi tanto. Perché 4 hai preso? Perché vado con la famiglia a festeggiare i 50 anni di Monica. Ma però come fai? Dove li trovi sti prezzi? Mi trovi il volo per venire in Italia che adesso costa una roba. Ci proviamo. No, non è che costa una follia, è che costa normale, ma tu sei taccagno, che è diverso. No, costa normale un cazzo, fratello. Allora, economy 3000, se vuoi volare. Ma abbiamo guardato oggi 400. 500 no, euro. Sì, sto cazzo, devi economy, fare 86. Economy. Sì, no. Non guardare 86 scali però. Io parlo di uno scalo solo. Sì. Ma dove? 500, 600. Abbiamo guardato stamattina. Ma con chi? Con Ea Ricaro. Che cazzo dici? Con Ita. Uno scalo 486 euro. Anche American Airlines però devi prendere purtroppo British e fai. Allora, tornando al discorso iniziale della signora. Cosa ti ha scritto ancora? No, che manda i soldi a un Mazzoli, un presunto Mazzoli, convinta che lui non stia bene economicamente.
Effettivamente, signora, se vuole pagarmi il volo, voglio dire, a sto punto. Cioè, è bello che Rovazzi mi ha detto: siccome devo venire in Italia per fare una roba con Rovazzi, sì. No, mi ha detto: ci penso io, c'ho uno fortissimo. Marco, quando si mette questo qua, è fatto di coca sempre, però è veramente fortissimo. Ti trovi i biglietti, mi manda stamattina un messaggio e mi fa: fra o 3.000 o 7.000. Dico, cosa? Cioè, scusa. È una scelta difficile, tra l'altro. Sì, infatti. Però sì, andate e ritorno 3K non è tanto. Ma sei fuori, è tantissimo. Oh, 3.000 euro. Ah, scusate, stavo parlando con voi, scusate ragazzi. Non volevo, 3.000 tutta la famiglia. Non volevo mettervi in difficoltà, scusate. Ma scusa, Paolo. Perdonate l'indelicatezza. 3.000 è tantissimo. Oh, Franco, mangi la merda, voli malissimo. Becca, stai scherzando? Sta scherzando, su, scusa. Cosa? 3.000 sono andata, no? Come 3.000 sono andata? Ah, no? No, no. Ma di che posti stai parlando, scusa? Economy. Ma sono a due cifre i numeri dei posti. Ah, l'economy è quella che dopo il bagno? Dopo il secondo bagno. Ma non fare il figo, Paolo, che voli sempre in economica. Hai volato due volte in business in vita tua. Zitto, fuori di testa. Zitto che ci credono. Ci crede chi? Ma chi se ne frega? Siamo ricchi. Sai quante mail di gente che mi chiede soldi? Sì, mi affitti i tuoi 5 appartamenti. Sì. No. Ragazzi, noi siamo dei pezzenti di merda, lo volete capire? Questo c'ha una casa sola e l'altra l'ha scippata una vecchia che gli ha crepata col corpo. Ma che culo! Che culo, ho comprato la nuda proprietà. L'unica seconda casa di Alisei. Ascolta, ho comprato la nuda proprietà. Cioè, sarei diventato proprietario della casa una volta morta la vecchia. È morta 3 mesi dopo. Il Covid l'ha falciata come una spiga di grano. Così. C'è chi nasce con la camicia. Potevo aspettare 20 anni, aspettare che la vecchia tirasse le cuoie. Io sto lavorando ai fianchi sto vecchio che abita nel mio quartiere. Ma non sei stufo di fare affari con i vecchi, Marco? Che no, poi ma ascolta, allora questo qui praticamente gli è morto il fratello anni fa, gli ha lasciato un'eredità della Madonna. C'ha due ville quasi comunicanti, c'ha una Porsche 356 del 55, originale, perfetta, e una Mustang rarissima che tiene marcia fuori. La casa sta cadendo a pezzi, ma è il terreno che vale. E non ha eredi. E io passo di lì, lo chiamo il vecchio, no? Uè, vecchio! E gli racconto. No, gli faccio una sega. Sono ormai anni che gli dico: senti, ma facciamo così. Ti piacerebbe, tipo, ti do un 100 adesso, bello fresco, e tu ti godi il resto dei tuoi giorni, quando crepi mi lasci tutto. Lui ride e se ne va. Solo la macchina vale 500.000. Allora, secondo me gli stai profondamente sul cazzo. Sì, anche secondo me. Secondo la regola di Murphy, io passo di là davanti, gli tiro una testata alla porta, gli sputo in faccia e mi lascia tutto. Perché lo devi trattare male? Sì. Oh, vecchio di... Scusa, non ti ricordi il teorema di Ferradini? Prendi la vecchia, trattala male. No, non è vero. Scopriamo un attimo, Marco. Un attimo solo, perché qua stanno arrivando un po' di messaggi. Marco, Ita dalla Sardegna a Chicago 574. Capito. Sì. Che cazzo, dove va? Scusa, devo andare a Chicago e poi in Sardegna e poi dalla Sardegna a Milano. Vabbè, anche te sta a guardare il capello, no? Poi Mazzoli, scalo New York con North Atlantic. Mai sentita in vita mia. Sono quelle compagnie aeree che nascono e muoiono con un volo solo. Sono quelle di pelliccia, le North Atlantic. Però andrò a vedere. Da appassionato di aerei non capisco la strategia di Ita. Ryanair ha quasi 300 aerei a due modelli, il 737-800 e il 737 MAX 200. Sono praticamente uguali e cambiano solo i posti a sedere. Avere solo due modelli significa costi di manutenzione nettamente ridotti, poi i piloti devono fare solo un corso per avere la certificazione per pilotarli. Ma fratello mio, il problema sul suolo italiano ci sta, ma se devi fare dei voli intercontinentali... Sai, lì, non lo so, probabilmente trovano degli aerei usati a buon pure prezzo. Oppure ne scocciano due. Sai. No, perché effettivamente ogni volta che un pilota deve guidare un aereo diverso, non è che vale la patente, non è che c'è la patente che vale per tutto. No. Deve fare 6 mesi di corso per imparare a usare l'aereo, perché non è che sono tutti uguali. Quindi effettivamente sì, costi... C'è quello col cambio a destra, quello col cambio a sinistra, è un casino. No. Cioè, sì, la frizione, certo. Non ce l'ha la frizione l'aereo. Non ce l'ha la frizione l'aereo. Com'è che funziona? Non devi fare la doppietta quando atterra. No. Come funziona l'aereo? Cioè, com'è che si pilota? Ci sono i pedali? No, i pedali ce l'hanno i Boeing, c'hanno i pedali per spostare i rotori dietro.
Cioè tu puoi raddrizzare l'aereo con i piedi, cioè, schiacci, no? A destra va a sinistra, schiacci, no, a sinistra va a destra. È presente la, ti parlo proprio da ignorante, la pinna che c'è dietro, no? Sì, presente, sì, la pinna? Sì. Lì c'è un rotore. Sì, un timone come le barche. Esatto, il timone lo puoi muovere con i pedali. Quello, però tu se schiacci il pedale destro, l'aereo va a sinistra. Esatto, e viceversa. Come le barche, uguale. Vabbè, corretto, adesso siamo, sì, tutti piloti. Ok, dai, no, facile. No, cazzo, no, di sei mesi di aggiornamento. Poi il Boeing ha la cloche ancora, c'ha, sì, il volantino, mentre gli Airbus hanno il joystick. Quindi lo famosi guidi, vicini di Airbus, che quando voli, no, con, no, Olindo. Dai, c'è tutto stronzo compilation. Vai, andiamo, Pippo, che tal? Tutto stronzo compilation, Gianna Tempo Edition. Merry Christmas, I give you my heart. Non è Merry Christmas. For Gates and David away. Wish you, wish you were real. Wish you were real. Poi. When I think you're day, when I get some fall, you gonna care, goes faster. Skin fits in day, check it and basta. Scare the fins that are gone, goes faster. E come poteva mancare? I don't care, set it burn, and give you my heart to sing this day. Forrest Gump. Forrest Gump. Baby, no working. Tutto stronzo compilation, Gianna Tempo Edition. Immergiti con tutte le chiavi di lettura del Gianna Tempo di ciò che nella sua psiche viene prodotto a compensazione del testo originale. Sì. Mm. Godi della fervida immaginazione dell'artista nel camuffare, storpiare, immaginare vocaboli inesistenti nella lingua madre del brano, ma che vi assomigliano per via di una improbabile assonanza. Perle di assoluta non conoscenza dei rudimenti della lingua come mamma. No, no. We're scared of fall. Yeah, scared of fall. Scared when it warm. Asking for you anyway. Mama, why you sound for me? I wait to get you out. Sei la partecipazione emotiva. Mama. Quanto ci crede in palazzo? E ancora. It's all in the world. Eh? And it's getting for to see the life. Mamma. I said about to get the song for me. E anche. Where you stand and where's the song no more? Cos'è? Why you stand and fall back for me? Why can't do the sun and what you gain and more? Tutto stronzo compilation, Gianna Tempo Edition. The whiskey fire. Neanche facile ritornello. Questo era elementare. Insomma, godi anche tu nell'essere una bestia che non ha finito le scuole dell'obbligo con Tutto Stronzo Compilation Gianna Tempo Edition. Tutto Stronzo Compilation Gianna Tempo Edition è una raccolta Franco Record. C'era Franco dietro. Ha aperto anche lo studio di... Ma Franco è mia moglie, continua a aprire aziende, cioè, non guadagna mai un cazzo, però ne apre 2000. Madonna mia. Visto che ce lo state chiedendo in tanti, il 13 giugno ci sarà la festa dei 25 anni dello zoo. Sì. Questa volta è di giovedì e la faremo ad Annone di Brianza. Cominciate a organizzarvi con spostamenti, voli, treni, auto e bus. Ma ricordate una cosa, festa zoo 25esimo anno. Nessuno ce l'ha chiesto. Bello, perché è sempre più difficile, capito? Sì, sì, cioè, sì, la facciamo l'anno prossimo, te l'ho detto, andiamo in qualche, non so, in qualche distesa sarda, c'ho in mezzo lo slogan, ai campi. C'ho lo slogan. Festa Zoo 25, venite già divertiti. Ci portiamo avanti. Poi sto sguardo da vigliacca proprio. Bastarda. Bastarda. Bastarda troppo, canaglia proprio. Oh, comunque ieri il Pipuzzi è riuscito ad aiutarmi a collegare lo studio nuovo, mi sa che quando rientriamo dalle vacanze, Paolino, siamo in onda dalla figa. È il triplo più lontano. Sì. No, per una settimana poi Marco torna qua e me ne torno all'altro studio.
No, no, perché io smonto tutto. No, non proprio c'è più la televisione di là. Niente, sì, basta. No, sposta quello tutto. Che permette di andare in TV. Devi dare 1.000 euro per entrare ogni giorno se vuoi andare in onda. Purtroppo è così. In monetine, tra l'altro, cioè, tu devi mettere 1.000 euro in monete. Ma a me non me ne frega un cazzo la televisione. Mi sentite e basta. Sì, certo, non si può. Il contratto, col telefonino, guarda... vado col telefonino. No, no, c'è scritto codice sul non contratto. Non posso usare quella radio senza di te, Marco. È troppo. Perché? Scusa? Perché arriva un'ora e non c'è nessuno. Aspetta, io sono allergico alle stronzate che dici. Rimango fuori tutti i giorni. Ti lascia le chiavi. Lascia le chiavi. Ti lascia le chiavi sotto il tappetino o sopra il tettuccio. Chiavi, codice, arrivi. Fai duplicato. Allora, tu la prima volta che vedi Marco, prendi una saponetta, fai schiaccio, schiacci con la chiave. Ti lascio tutto aperto, devi solo andare, schiacciare il bottoncino e vai in onda, sei in diretta. Va bene, dai, allora sì. Allora sì. No, ho cambiato idea, non mi va. Voglio 1.500 al giorno oppure non si fa. Allora nella sede vecchia, dai. No, non si può perché stacco tutto, rompo tutto. Allora tutto, vado tutto nella sede, allora mi apro una sede io. No, la fanno subito. La terza sede di Miami. Apro. Perché poi? Perché? Non lo so. Oh, mamma mia. Non lo so, mia. Non lo so. Oh, avete visto che per guardare i siti porno servirà un documento adesso? L'ha deciso l'Agicom? Io ho già fatto la fotocopia, cioè, di quella di mia moglie. Allora, fammi capire. Allora, per guardare i porno serve un documento. Sì. Per andare, sì, in Instagram o Facebook a insultare la gente non ti chiedo un documento. No, esatto. Infatti, questa è una cagata. Credo che ci sia qualcosa che non funziona. Anche perché credo che ormai di pornografico trovi di più veramente su Instagram, così, proprio sfogliando, sì, le, sì, pagine, sì, sì, di qualche sporcacciona. Per fortuna, diciamo. Però mi piace per che hai aperto questo argomento perché vorrei rendervi partecipe. Ieri volevo farmi la sega vintage, no? Sì. Allora ho cercato un po' i film, quelli di Moana. Vuoi consigli? No, no, becca. Allora mi sono reso conto veramente che noi quando parliamo del fatto che il porno avevano una trama. Certo. Cioè, forse, vero, noi non ci ricordiamo realmente come erano, ragazzi. Certo. Ieri, prima di arrivare ad averlo duro, sono, sì, passati 45 minuti. Sì, poi 45 durava l'altro. Cioè, la storia era che questo era l'insegnante delle due ragazze giovani, maggiorenni di Moana, che era una vedova. Sì. Lei è arrivata sul set praticamente con la macchina. No, ma te lo sei guardato tutto proprio. Cioè. Perché non potevo mandare avanti, purtroppo. E io sono stato là un attimo e tricca, tricca. Sì, tricca, ma non spoilerare. No, cioè, alla fine, cioè, la prima scena di sesso che poi non si vedeva poi neanche tantissimo dopo. No, metti Tamari, Pippo, dai, che ci stava con l'argomento. Rompimi in gay ball, sempre a cambiare le scale. Ma lui vuole rovinarti la giornata. Dai, è tardi, andiamo. Vabbè, ti sei fatto la sega alla fine? Com'è stato? Vabbè, non volevo, no, è ancora 3 minuti, tranquillo. Ah, voleva farti proprio un dispetto lui. Sì, 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 sì. Lui apposta mi cambia le robe così mi distrae mentre stai parlando. Certo, di una per rovinarti questa settimana di vacanza. Però quel porno lì ha un fascino completamente diverso. Posso dirti allora un titolo vintage che devi assolutamente avere, lo dico anche a tutti gli ascoltatori: Emanuele Cristaldi a colpi di tette. Ma quello allora il più grande. Il problema grande, sai qual è? Che la gente vuole consumare in fretta, no? Ormai viviamo nell'era dell'usa e getta. No, in generale, quindi non c'è più neanche. Poi, ovviamente, tu oggi gratuitamente trovi tutto il materiale che vuoi. Perché Pornhub, YouPorn guadagnano attraverso la pubblicità e robe varie. Ai tempi dovevi andare in edicola, se eri minorenne, avere l'amico che ti comprava la videocassetta o il DVD, cioè era un lavoro farsi che una sedia. Palle! Ma com'è che palle? Era bellissimo! Però cioè, il prodotto era più bello perché costava, era fatto bene, gli attori erano veri. Ragazzi, ieri l'attore prima di scopare mi ha fatto 45 minuti monologo. Di Shakespeare, tra l'altro. Ma bravo! Bravo! Era lui e Michael Caine. La maggior parte erano attori di teatro che per tirare a campare qualcosa doveva inventare. Sì. Quanto tempo perso! Perfetto. A proposito di film, ieri sera mia moglie, poi io mi sono addormentato sul divano, ha voluto guardare questo film di Mel Gibson, forse sono stato io, ambientato in una radio dove praticamente gli fanno uno scherzo. Sì, che cagata. Mamma mia. Che film di merda. Film di merda, girato male, recitato male, proprio brutto. Sai perché, Marco? Perché per fare gli scherzi alla radio devi avere dei professionisti, come li abbiamo noi. Ma no, ho capito, ma gli hanno fatto un mega scherzo tutta la famiglia. Ah, volevi... Mi hai appassito il link, ci sono rimasto malissimo. Ah, che falle, venerdì anche per me, che guarda che falle, sei una persona che non comprende. No, ma ci sono rimasto male, era bello il link. No. Insomma. Rifallo, dai, rifacciamo. Allora, Ne faccio un altro. È brutto il film, girato male. Poi anche la pasta brutta, questo digitale che diventa tutto freddo. Ma perché la pasta devi farla fare agli italiani e noi ne abbiamo due. No, era Puccioni. Questo peggio. Provo io. Okay, dai. Allora, aspetta. Qui film brutto, anche se Mel Gibson è un grande attore, recitava male anche lui. C'è questo scherzo radiofonico brutto. A me piace la figa cicciotta.
Cuccioni? Ottimo, ci sono i tamarri. Bravissimo. Ok, tamarri. Tamarri. Uè, Terroni, oggi i tamarri sono alla ricerca di caramelle per l'alito pesante. Sentiamo cosa combinano. Tac. Tamarri. Pronto? Pronto, sono Massimi di Quarto, parlo con Erboristeria? Sì. Senti, senti che sei proprio, c'è un piede che è già dentro la fossissima proprio. Senti, no. C'hai un prodotto per l'alito di brasato, proprio di persona che ha fatto la vita pesante? Vabbè, siete molto fantasioso praticamente. Ma cosa stai facendo di così impegnativo, che ti vedo distrattissima proprio? Ma io sto lavorando, non è, c'ho gente in negozio. Ah, c'è un negozio pieno di gente che si deve ficcare l'erba nelle tasche, ho capito. Sentite, voi siete spiritoso, ma non è il caso. Infatti, prendiamo la vita con la tristezza, che è proprio il momento giusto della giornata. Va bene, dai, ti lascio al mortorio. Ciao, simpaticissima. Tamarri. Pronto, erboristeria? Ho l'aglio, l'aglio in bocca. C'ho l'aglio pesantissimo. Proprio ieri stesso ho mangiato da mia cognata e c'ho in bocca, ragazzi, è una roba, sembra che ho ciucciato un cadavere. Cosa posso fare? Potete darmi una mano? Richiama la bastarda. Erboristeria? Che cazzo fai che mi metti giù la cornetta? Hai messo giù la cornetta, stavo parlando. Stavo parlandissimo, ho messo giù la cornetta. Scemo di merda! Siamo a po'. Con chi ce l'ha lei? Con quello che mi ha messo la... Ah, forse non sei tu, no? Perché prima ho chiamato, no? Siccome c'ho questo problema di alitosi, qualcuno mi ha messo giù la cornetta. Allora mi sono un po' innervosito, ma non sei tu allora. Ma no, io veramente non ho chiamato nessuno, mi scusi. Ah, forse ho sbagliato numero. Oh, perdonami! No, ma chi cercava, mi perdoni? Niente, io sto cercando un prodotto perché c'ho in bocca la fogna di Calcutta. Sembra che mi ha cagato in bocca un piccione, è una roba impressionante stamattina. Che ho mangiato la mia cognata ieri sera, no? Allora stamattina mi sono svegliato, la gente schiva la testa come i proiettili. E allora stavo mezzo pensando di mettere qualcosa in bocca per mettere a posto la situazione. Comunque c'è il prodotto. Ma copre anche l'odore tipo come se avessi divorato un cadavere. Sì, assolutamente. Proprio se l'avessi ciucciato un elefante è morto, proprio una roba. Sì, assolutamente. Che fa schifo. Scusa un attimo che devo scorreggiare. No. Scusami, Pronto? Pronto? Ma guarda questo. Buongiorno. Non ho capito un cazzo di quello che hai detto, che non ho sentito cosa ha detto. Pronto? Buongiorno, signora. Buongiorno. Ah, l'erboristeria, come sta? Tutto a posto? Sì, mi dica. Salve, senta, io c'ho un problema di alitosi. Volevo risolverlo con... Mi hanno detto di chiamare un'erboristeria che mi ha detto lì ci allora, sarà. Dipende da cosa dipende l'alitosi. Se parte dal fegato, si fa un bel trattamento depurativo per migliorare la funzionalità digestiva che c'è in compresse e risolve il problema. Okay. Ah, quindi il problema non è la bocca. Diciamo è come il motore della macchina, il motore che dà l'alito puzzolente. Sì, l'alitosi che parte dalla bocca, che se fosse solo bocca, significa che lei praticamente non lava bene i denti. Ok. Ho capito. Che cosa significa? Che praticamente all'interno della cavità ora. Sì, ma io li lavo i denti. Che prolifera liberare la flora batterica. Ho capito. Sì, ma... Il problema fosse questo. Sì, Piero Angela, vai. Ok, è sufficiente aggiungere qualche goccia di olio essenziale di menta al normale dentifricio che praticamente facciamo due cose. Prendiamo l'alito e automaticamente togliamo la carica batterica presente nella cavità orale. Perfetto. Però sinceramente minchia, un'ora e mezza a raccontarmi. Dimmi, vieni qua, pigliati sto prodotto e va. Che cazzo, mica ti ho chiesto le informazioni chimiche dal fegato di quel cazzo che è. Ma ho capito. Non ho capito. Io ti chiedo. Allora, ce l'hai un prodotto che vengo lì, lo prendo e me lo metto in bocca? Basta. Ma che cazzo, sono pieno di soldi. Me ne frega mia minchia. Vengo lì, mi prendo il prodotto. Lei è stato molto gentile, assolutamente. Proprio. Guardi, no, però minchia, io ti chiamo un'ora e mezza, 40 minuti e sentire. Oh, ma hai rotto i coglioni, bro. Che devo stare anche qua a dirti che mi hai rotto i coglioni. Comunque, vengo lì e mi vengo a prendere un cazzo di prodotto, hai capito? Ma non ci provare a parlare ancora. Proprio stai muto quando entro, che se provi a dirmi qualcosa proprio che cominci. Cazzo di logo roico. Va bene, dai, va bene, va bene. Ci vediamo dopo. Ciao, grande. Ciao, ma pensa a te. Un'ora e mezza di mica. Che cazzo me ne frega a me.
Attenzione, perché ora sentirete la challenge tra Massimino e Giovannino. I due cretini si sfideranno a colpi di caramelle atomiche. La sfida consiste nel riuscire a portarsi a casa la telefonata inserendo in bocca questa caramella atomica che aumenta la salivazione del 1000%. Minchia. Inizia Massimino. Ma è dentro la succosità o è fuori? Lo scoprirai. Solo vivendo. Certo, che cazzo non vengo a dire. Allora, sto per... Aspetta. Pronto, scusi. Sì. Ho in bo... C'ho in bocca una roba... Mi hanno dato un prodotto. Sto iper saio. È una roba. È ancora lì? Sì. Mi hanno dato una caramella che è iper, che si chiama Screen Store. Evidente, è come se ci hai un malandrino in bocca che ti sta coltellando, una roba. Già è un prodotto per l'alito. Bastardo. Vai fuori la merda. Adesso tocca a Giovannino. Ma voi a casa non fatelo. Ma che caramelle. Buongiorno. Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. No. Senti, signor... Pronto? 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 Non sputare! No! Mi viene a vomitare! Non me ne frega un cazzo, la tieni! La tieni! Mordila, mordila, mordila! No, no! Mordila! Non sputare! C'ha paura! È successo questa caramella! Mamma mia, che ridere! Sto salivando ancora, anch'io. Sembrate due bambini di 13 anni. Ma infatti è arrivato quel cretino di Wender, ste caramelle che ha comprato suo figlio guardando uno youtuber che le vende dall'America, no? Sì. Extreme Sour si chiamano. Ok. Vedete, le fa salivare. Ma ti viene da vomitare, proprio salivi come un pitbull, è una roba devastante. Ma cosa serve? Cazzo, oh, mi fa male, mi viene ancora la saliva. Io ho sete. Andiamo a bere. Schifo con la birretta. Cari ascoltatori, avete voglia di giocare con noi al Vinci che hai vinto? Mandate ora un messaggio WhatsApp al 342 41 15 105 con il vostro nome e numero di telefono e il più veloce verrà massacrato in diretta da tutti noi. Noi siamo Si chiamano Nothing But Thieves. Sembrano un po' il Level 42, te li ricordi? Level 42? Sì, è vero, assomigliano. Sì, sai che devo ringraziare gli ascoltatori, mi hanno fatto scoprire un mondo. Ci sono mille compagnie aeree meno conosciute. E ce n'è una, vabbè, questa è cara, però è una figata. Si chiama Le Compagnie. Le Compagnie è quella che fa solo business da Milano a New York. Sì, pazzesco, è bellissimo. Cioè, l'aereo è solo business, costa troppo per me, non va bene. Però è una figata, cazzo. Poi, effettivamente, la compagnia che mi ha suggerito l'ascoltatore, quella norvegese, costa un cazzo e comunque voli in economica. E tutto l'aereo economica non ha. Però è di legno, perché sai che i norvegesi vendono abbondanza di boschi. Però voli comodo a dei prezzi ragionevoli, perché le compagnie normali, cioè American Airlines, costa una fucilata, sono fuori di testa. Sì, sono pazzi completamente, sti bastardi. Mamma mia. Ma perché la gente, Marco, è pigerrima? E quindi che cosa fa? Va sempre sulle stesse quattro pagine e loro se ne approfittano. No, perché se tu vai su Expedia o vai sui vari siti dove ti vendono i biglietti aerei, le vacanze, robe varie, ti aspetti che ci sia di tutto. Perché tu devi andare su Mignazza Aereo. Tu vai su Mignazza. È un sito dove ci sono i voli meno conosciuti. Mignazza Ti posso dare un suggerimento? Non volare sul weekend. Se fai da weekend a weekend costa di più. E come faccio? Sono in onda, scemo. Devi fare come faccio io. Finisci la diretta, prendi l'aereo e arrivi a Malpensa alle 8:30. Ho capito, figa, un casino. Io vado in ansia, molli la diretta, di montare la scenetta. Tu devi fare lunedì su Natale. Aspetta, ti spiego la tecnologia come funziona. Apri un computer portatile, no? In quelle 9 ore che sei così sull'Atlantico. Non riesco. Io sono ubriaco merda in quelle 9 ore sull'Atlantico. Sono morto. Un'oretta, monti. Ma no, non riesco. Non ce la fa. Ma ti prepari un giorno prima la scenetta?
Forse quello potrebbe essere, eh? Sì, quella potrebbe essere una bella idea. Bravo. O me la monti tu, Guarda, ecco, così bravo deciso. Bravo Paolo. Tu dieci volte me la monta Paolo. Perché grazie, io sto Paolo. Volando in senso opposto. Ma tu puoi col computer ne monti due. Tu sei bravo, nove ore ne monti tre. La monta Johnny. No, non è capace. Questa l'hai già usata? Sì. Un attimo solo, aspetta che un attimo mi consulto con il CDA dello zoo, un attimo. Facciamo, ok, hai ragione Fabio. Monti la mia, la tua e quella di Fabio. Aspetta. Cosa? Gastroenterite, che è? Il tunnel carpale. Sì. Tunnel carpale. No, ma scusa, guarda che adesso guarda! Puoi farlo anche senza mouse, adesso. Sì, senza sì. Io Neurolink, lo sai? Ecco, Neurolink. Sto pensando. Sapete che il PC colpisce il cazzo? Non cosa sapevate voi? Che cazzo è il titolo? Cattive notizie per gli amanti dei videogiochi, maratone televisive, quelli che stanno attaccati al PC e altre forme di intrattenimento digitale con mouse e tastiera. Passare troppo tempo al computer potrebbe peggiorare la salute del vostro cazzo. Ma in che modo? Cioè, cosa succede? Dal punto nel sesso maschile, dice uno studio appena pubblicato su Andrology, ha identificato un collegamento con il rischio di soffrire di disfunzioni erettili che si farebbe tre volte più probabile per ogni 72 minuti dedicati quotidianamente a attività legate. Quando io sto davanti al PC, 99 su 100 sono già in erezione. Cioè la maggior parte del tempo che passo davanti al computer sono in erezione. Secondo me lo stratagemma di mettere gli specchietti retrovisori coi porno è il top. Bellissimo, cazzo, è vero. Ho anche uno centrale. Ma Paolo, mi spieghi un attimino, ci racconti come ti seghi? Perché tu hai tutto un tuo modo. Sei sicuro di volerlo sapere? Sì, vorrei saperlo. Allora, per me la masturbazione è un'arte contemporanea. Ma tua moglie, ripeto, non è gelosa del fatto che tu ti cincischi guardando delle altre donne? Sono pratiche che a volte si fanno anche in gruppo. Il corpo è mio e lo gestisco io. No, capito, però è tradimento. Alla fine no, tu. Sì. Allora, io sono fondamentalmente un gran maiale. Io sono un erotomane e quindi sì, mia moglie. Questo lo sappiamo. Tua moglie non ha sempre voglia di ficcare perché insomma. Anzi, per l'amor del cielo. Però io anche quando. Sai, io sono da solo. Cioè, tipo, ieri sera purtroppo ero da solo a casa a Milano. Anche io. Mi sono dilaniato proprio. Anch'io, sanguinato. Ma proprio sono arrivato al punto che neanche ero eretto. Cioè, proprio. Alla sesta ho detto: cosa sto facendo? Dove stiamo? Sesta. Mi sono svegliato stamattina e sembrava una distesa di aceri. C'era proprio c'era tutta la foresta. Il viale delle ville settecentesche. Sì, proprio era una distesa. Allora, la pista d'atterraggio di un aeroplano di fazzoletti. Proprio era una roba devastato, proprio distrutto. Proprio. Ma dai, bruciava pipì. Proprio una roba. Perché? Bellissima. Ma dopo una non sei soddisfatto? No, perché una. Poi ti alzi, ti prendi la cochina, poi magari ti risdrai, accendi Piero Angela, che mi piace vedere anche i documentari. Poi dopo un po', magari guardo un pornino sul telefono, lo metto anche in televisione, comincio a fare la doppietta e via ancora. Poi a un certo punto dico: ma sono stanco, mi alzo un attimo, mi faccio un tiro di THC, poi ancora. Sì. Sei seghe ti sei fatto ieri? Ieri sono arrivato a 6. Sì. Io ne faccio una. La sesta stavo facendo proprio la giraffina. Ho gonfiato così, ho legato in fondo. Io preferisco farne. Lo pigliavo a schiaffi e facevo i suoni delle corde di chitarra. Clank. Preferisco farne una da due ore e mezza. No, una unica, sì, una unica da maratona. Due ore e mezza. Sì, una unica da due ore e mezza. Così. La faccia della Puccioni è la cosa più piuttosto bella del che mondo. Sei, no. Perso, ma tu scusa, non ti gingilli la Bresaola ogni tanto, Puccioni? La Bresì. Ma c'era Pippo, stava dicendo una cosa. Io ho detto, non volevo interromperlo. Ok. Perché tempo perso? Cosa serve stare lì un'ora? È gratificante. Allora, io credo che farsi una bella sana chiavata due volte a settimana sia a 50 anni. Ma una cosa non è l'alternativa dell'altra. Cioè, la masturbazione non è un'alternativa al sesso con altre persone, è un'integrazione. Vi invidio, ragazzi. Cioè, una cosa che fai per te stesso, come ascoltare la musica, leggere un libro. La masturbazione fa bene. Cioè, dopo una certa età, soprattutto, in particolare, ora credo forse anche a voi uomini, ma noi donne fa molto bene per quanto riguarda la secchezza vaginale.
A me però scusami, non si usa la lingua. Scusa Paolo, se tu sapessi che in questo momento tua moglie è a casa con un fucile vibrante di 30 centimetri che si sta eccitando guardando Rodolfo Zambulla che è tutto muscoloso eccetera, lei si ginge. Ma guarda, la maggior parte delle donne quando guardano l'erotismo online guardano donna che fa con donna. Questo te lo dicono a te. Questo lo dice a te. Non a me invece. Sì, però scusa Marco, allora tu sei geloso se tua moglie legge Harmony e c'è la protagonista che si innamora di un altro, cioè. Ah no, mica no, è l'amore. No, però nell'intimità vorrei che mia moglie desiderasse solo me, come io desidero solo lei. Vabbè, oh, scusa. Cioè, è normale pensarlo, no? Pensalo. Allora, dopo che siete usciti a cena con la Canalis, lei era eccitata? In che senso? No. Che c'era il ragazzo della Canalis. Ha detto che è un bel ragazzo. Ma dopo avete fatto sesso nelle immediate 12 ore. No. Lei teneva gli occhi chiusi forte. No. Sanguinava. No. Era girata di schiena e leggeva un giornale. Ma io spero che mia moglie stia con me e che sia felice del nostro. Ma certo, ma questo esula dal fatto di poter pensare ogni tanto a qualcun altro. Marco, la masturbazione. Scusa, fermati un secondo. Quindi tu stai dicendo che tu ti gingilli ogni tanto pensando ad altri uomini. No, meno male non l'hai chiesto a me. Io ho detto che il farlo comunque non è tradimento, cioè non vuol dire che se uno fa una cosa così magari pensando a un altro non stia bene con la persona con cui sta, cioè. No, è un'integrazione. Secondo Marco, però io non sto giudicando nessuno, sono sincero, vi sto dicendo quello che penso. Allora, no? Secondo me dovresti telefonare a mia moglie adesso. Secondo me è uno psicanalista. Anche perché ti do anche una dritta. Lei deve fare questo esame per il calcio nelle ossa. E perché la devi picchiare? Aspetta, gli hanno prescritto di fare la pipì tutte le volte che la fa, la deve mettere in questo contenitore. Ma questo insomma, sei tu. Siccome lei ha un sacco di cose da fare, non voleva stare a casa, allora sta girando con una borraccia piena di piscio. Aspetta. No, ma quante volte la deve fare? Litri. Cioè il refill deve fare? Sì. Aspetta. Tutte le pisciate in questo borraccio. Ce l'ha nel bagagliaio della macchina, ci va al bar. Questo per dargli i calci nelle ossa. Amichino. Ciao Michina, come stai? Ciao. Bene, fra un po' ci vediamo, Amichino. Amore, sei in diretta, non dire cose che non dovresti dire. Grazie per avermelo detto che non stavo ascoltando, che sei con mio papà. Dimmi. Senti, stavamo parlando del fatto di, a parte che tu stai andando in giro con un catino pieno di piscio, ed è vero questo? Sì. No, me l'ha detto mio marito in diretta, ma amore! Poi lui sostiene di segarsi tipo 6 volte al giorno, no? Di farsi i seghini. E... Sì, vero. Ok, ma tu non sei gelosa che lui si arrapa guardando un'altra donna? No. No, ok. E tu ti gingilli? No, io non lo dico. Io lo dico solo con la mia amica Stefanina. Ho capito, ma adesso facciamo finta che non siamo in diretta. Tu ti... No, non siamo più in diretta, amica. Adesso puoi dire. Ok, abbiamo chiuso. Non bestemmiare però. Non bestemmiare perché sono molto sensibile. Io non bestemmio, dimmi. So. Ma tu ti gingilli, no? La farfalla ogni tanto da sola. No. No? No, solo con tua moglie. Come? In che senso? Aspetta un attimo, quella situazione quando sta siamo insieme io e la mia amichina. Vi gingillate insieme? Questa sì. Mia... Ma come sì? No, questa è mia nuova amica. Questa è nuovissima anche per me. Eppure c'è di fianco suo padre, fatelo passare. Io non mi gingillo. Tuo padre che bestemmia, no, sei pazzo. Cioè, mio padre bestemmia, per l'amor bellissimo, del cielo. Fatelo passare. No, Paolo, ti chiedo il programma, è Pasqua, manca un'ora alle ferie. Dai. Coglioni. Amichina. Sì. Quindi tu non ti gingilli mai da sola? Mai. Solo con la mia amica Stefi. Ma non c'è un uomo? Non hai mai visto un altro uomo e ti ha fatto arrapare quest'uomo, no? Mai, te lo posso giurare che muoia mio padre qua di fianco. Porca andato. Mai nella mia vita. Ma va, tutti mai cantanti. Nella mia vita ho trovato un uomo che mi possa interessare dal giorno che ho conosciuto mio marito. Fatti passare suo padre. Giuro tu. Vuole che mi passi tuo padre, ma tuo padre bestemmia, chiudiamo. No, Marco. Solo ciao, prima bestemmia e poi dice ciao. Beh, cioè, le priorità della vita. Fatti passare suo padre che gli dà un saluto. Un saluto. No, smettetela. Ma riesci a dirgli a tuo padre? Puoi solo dire ciao senza la bestemmia, ce la fai? No. Non rischio. Giuro, non rischio. No, che freno a mano. Va bene. È già qua
qua che dice: chi è il Paolo Bonoli? Bonoli. Insieme a Paolo Bonoli. Devo andare adesso a fare la pipì dentro il bidoncino. Quanti denti hai in bocca tuo padre adesso? Uno. Io lo amo, figa. Sì, ma ci fa uno. Tutto con quel dente lì. Sì, sì. Grazie, Michina, ti voglio bene. Ciao a tutti. Ciao, buona fisciata. Ciao, anch'io. Infatti, mandi alla foto del bidone del piscio. No, non lo voglio vedere. Ma te lo giuro, è una canica, sai quella per fare benzina alle moto? Così. Scusa, una domanda. Sì. Ma no, sì. Cioè, non è sufficiente portarsi dietro un flaconcino? No, devo farlo anche io. Guardi il flaconcino per fare la bocca. No, è un'altra cosa. Devi 24 ore. Sì, ma tu ti porti un flaconcino piccolo e poi lo metti dentro la tanica che lasci a casa. Devi averla sempre dietro. Ma perché? Non ha senso. Ma non è vero, scusa, ragione fai rabbio. Perché la tanichina la devi svuotare subito dentro l'altra. Non puoi tenerle separate. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detta sta roba? Così gliel'hanno spiegato. Madonna. Vabbè, tardi ragazzi, giochiamo, va, che c'è una stronza da Salerno, dai. Di Giuda oggi. Inizia il gioco di Joe. Sì. Era ieri. A noi ci piace. No, è oggi. Era ieri. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Arrivata tanta roba, soprattutto femminile. Da donna vi dico, almeno una, due volte al giorno devo gingillarmi. Brava. Che bello toccarsi. Poi uno dice: con una sega più lunga godi molto molto di più, quindi sostiene la teoria di Fabio, cioè sì, una da due ore e mezza. Si riempie tanto lì la borracciona del piacere. Una volta mi sono masturbato fumato d'erba e dopo essere venuto la prima volta, il secondo orgasmo che ho avuto è stata una roba allucinante. No, ho avuto terrificante, bellissimo. Io l'ho provato. Un oltre orgasmo l'ha chiamato. Ma vediamo se maschile è pazzesco. Se si gingilla anche Marianna da Salerno. Buongiorno Marianna, benvenuta nello zoo. Ciao bastardi. Te la sfogli la papavera? Ogni tanto. Brava. Ma lo fai con oggetti vibranti o usi ciò che t'ha donato il la natura? Il cucino, le robe. Anche con oggetti. Anche con oggetti. Senti, posso farti questa domanda? Perché non so se è una leggenda metropolitana o se corrisponde al vero. Il fatto del doccino, cioè delle donne che utilizzano il doccino, che sarebbe quel braccetto che esce dalla vasca da bagno. Perché è l'acqua che esce fuori. Ma è vero o è una leggenda metropolitana? Hai mai provato? Diciamo di sì. Funziona? Brava. Funziona bene. Ecco perché mia moglie, quando abbiamo rifatto la doccia, ha voluto il doccino a 4 ne ha voluti. E senti, anche io ho una curiosità. E la cassa da 6 di Pepsi da 2 litri. È vero, entra? La Madonna. È una leggenda metropolitana. Credo di sì. Forse una leggenda metropolitana. Un'altra ce n'ho, lo spazzolino elettrico, il retro dello spazzolino elettrico, appoggiato lì sopra il clitoride. Lo fai o non lo fai? No. Mai provato? No. Dicono che funziona. Certo, vibra. Vabbè, stiamo mettendo in imbarazzo, poverina. Dai, cosa fai a Salerno a parte toccarti due volte al giorno? Io sono una sarta. Una pazza? Una pazza o una sarta? No, una sarta. Ah, una sarta. Che bello. E cosa cuci? Pantaloni. Melissa sarta. Pantaloni. Senti, sei algo mircabile oppure meglio evitare? No, meglio di no. Meglio di no. Perfetto. Senti, vabbè, fidanzato geloso, lì a Salerno. Ti faccio una domanda a trabocchetto, Marianna. Che ore sono? Le 15 e 16. Perché? Come fai a saperlo? Dai. C'è il computer. Ce l'hai su un orologio. Poverina, l'avete mandata in confusione. Brava. Purtroppo. Vabbè, giochiamo davanti un altro, vediamo se ce la fa questa giovane boldanzosa ragazza. Davanti a un altro. Il gioco dell'inculata. Basta Paolo, basta. Le regole le conosci del gioco? Sì. Ah, ok, allora partiamo, vai. Si fa da dietro, donna brutta, garrotare. Garrotare. No, si fa da dietro, donna brutta, garrotare.
donna brutta. Ma... generalmente si conclude in fretta. Carriera improvvisa, scopata con escort. Scopata con escort. Si digita più volte freneticamente. Codice PIN, clitoride. A tutte le sto. Clitoride. Brava. Un getto che dà euforia. Coriandoli, squirt. Coriandoli, oh. No, no, ha chiesto. Non ha capito, non però ha capito. Non va. Squirt. Coriandoli o squirt? Si fa da dietro, donna brutta, garotare. Donna brutta. Generalmente si conclude in fretta, carriera improvvisa scopata con escort. Scopata con escort. Si digita più volte freneticamente, codice PIN, clitoride. Clitoride. Un getto che dà euforia, coriandoli, squirt. Coriandoli. No! Si fa da dietro, donna brutta, garotare. Donna brutta. Generalmente si conclude in fretta, carriera improvvisa scopata con escort. Si digita più volte freneticamente, codice PIN, clitoride. Clitoride. Un getto che dà euforia, coriandoli, squirt. Squirt. C'è dentro la sorpresa, mutanda di trans e uovo di Pasqua. Mutanda di trans. È l'unico che non si diverte durante, giostraio Luciano Ligabue. Luciano Ligabue. Ne vanno pazze le donne mature, senegalese e baglioni. Senegalese. Brava. Arriva ogni mese, stipendio, pazza in casa col preciclo. La seconda. Si fa da dietro, donna brutta, garottare. Si conclude in fretta, che all'improvviso scoppata con escort. Si recita più volte freneticamente. Codice PIN. Finito il tempo. Facciamo un gioco che funziona. Era un po' stanca, mi sa che si è gingillata un po' troppo, Mariana. Non sentivo tanto bene. Lo so, si sente male. Poi Paolo parla male, si mastica le parole. È uno storpio di merda. Bastardo. Marianna, niente, non vinci il fantastico orologio della Fumagazzi International Watches of the World. Yes, in the fur. Ti regaliamo il kit di consolazione di Radio 105. Con il vibratore usato anale dalla Puccioni. Bellissimo. Proprio ancora. C'è l'anal plug? Sì, quello con la codina. No, comunque vi volevo dire che voi fate delle, cioè basso, no? Umorismo. Però il vibratore viene a volte anche prescritto dai medici per appunto combattere la secchezza anche vaginale. Anche la bamba, sì. No, quella no, però la secchezza, vaginale mi sembra un po' una scusa, però, ti gingilli, ti dedrilli, è un problema dopo la menopausa. Ma anche l'uomo ha bisogno di burrare, perché altrimenti si blocca il rubinetto. Provvedi, Marco. Impara, comincia a imparare. Non riesco. Ma voi non usate il burro? Per il problema della secchezza vaginale. Sei sposato con un cinghiale? Non secchezza lo vaginale vera, non secchezza vaginale. Io l'ho visto in Ultimo Tango a Parigi. Lui prende il burro e. Ma dai, ma e da lì l'ho sempre usato. Marianna, grazie mille, buona giornata. Grazie. Ciao tesoro. Ciao ragazzi. Ciao amore. Ciao. Segui il tuo burro. Ma dove cazzo vivi? Ma nel paleolitico esistono. Ultimo Tango a Parigi, lui è Marlon Brando. Ma cazzo, capito, mica il primo ma mica è un film del 48. Ma no, cos'è? 76, 77 un po', è passato un po' di tempo. Lui apre il frigo, prende il burro, tacco il burro. Ma quella non è secchezza vaginale. Beh, se ce l'aveva bagnata non prendeva il burro, prendeva una spugna. Credo non fosse la vagina, sai? Credo che avesse scelto Rai 2. Dovrei distruggerti un mito, ma non. No, nell'altro buco si usa la margarina. Ma che è vegetale. Olio di cocco, è lì. Ma come fa l'olio a fare il cocco? Hai provato a spremere un cocco? Sei stato sull'isola. Olio di cocco. Sull'isola spremevi il cocco e veniva l'olio. Quanto puzza l'olio di cocco. Mamma mia, quanto puzza. Però mandava via le zanzare, devo dire, un pochino, Ci hanno ingannato all'inizio sti bastardi, ci davano, pensa, uno spray per attirare le zanzare. Sì. Cioè, pensa che figli di troia. Le cose che non si raccontano mai. Tutte ste robe qua non le raccontano mai, ma loro ti danno un prodotto che ti spruzzi addosso dicendoti mi raccomando che qua i moschito stammazzano. In realtà li richiama al sapore di uomo, perché ti vogliono vedere coperto di merda la prima settimana. Sì, minchia, poi a parte le formiche rosse sulla schiena di Predolin, che bello. Non ci sarà mai più un'edizione come la nostra, ricordo. Bellissimo. Comunque c'è un attore, ho visto che c'è un attore molto molto amato, un attore spagnolo, se non sbaglio, Julio Iglesias. Di una serie televisiva che va molto
molto in Italia. Aspetta che te lo dico. Non saprei io. Nemmeno io non le seguo. Aspetta che te lo dico. Puccioni, documenti. Sto guardando perché quest'anno non mi sono interessata all'isola. C'è Berlino, c'è Berlino, no? Ah, si chiama Aras Senol. Aras, Aras Senol. Aras Senol è uno di Terramara. Terramara, una serie. Perché l'anno scorso hanno fatto simpatia, quest'anno fica, cazzo. Aras Senol. Ma cos'è non è famoso? Non è famoso? Non è famoso? Non è famoso? Non è no, famoso. No, non conosco neanche Terramara. Non è famoso, nemmeno io. Vabbè, basta. Fanculo, non guardiamola quest'anno nessuno, basta. Così almeno i nostri rimangono i numeri più alti. Bravo, fateci sto favore, non seguite. Ecco, oh, che cazzo. Dovevamo andare là, poi Nino, no, Nino. Perché ce l'avevamo non è che andavamo come diciamo le cose come stanno, ci avevano chiesto di condurla e poi ci hanno schifato. Sì, come sempre, come sempre. Bastardi di merda. Schifo, puh. Io ho avuto il coraggio di rifiutare quest'anno. Ma che si è messo agli atti. È vero, no, questo è vero, ragazzi. Fabio Lisei ha rifiutato di andare. Allora, doveva esserci Fabio sull'isola Marcire, Marco in Honduras e io in studio a Milano. E poi ci hanno scazzato come le merde. Quindi li boicottiamo e nessuno guardava il video. Sì, ma noi andiamo in provincia di Lecco ad Agnone Anzi, Celeste, che è il capoautore, quando veniva sull'isola ci diceva sempre: oh no, non dovete andare via perché dopo l'isola farete di qua, farete di là. Guardate Vaporidis, gli dicevo, ma scusa, Vaporidis ha aperto un ristorante, non fa più l'attore. Perché è troppo famoso per far l'attore. E poi ci avete creduto, caro Celeste Nostalgia. È tardi, c'è Doku Zoo, oggi un'altra bellissima storia. Alzate il volume, mettetevi comodi, vi raccontiamo una storia incredibile. Vai Pippo. Doku Zoo. Storie incredibili che appartengono a pochi. Vincono sempre in Michigan. Anche il Powerball è sempre. Probabilmente sono sempre questi due vecchi bastardi che hanno trovato il modo. Cioè, altro bastardo da precipitare. Sì, adesso vado in Michigan, li cerco sti figli. Ah, questi hanno trovato un modo matematico per avere culo, pensa. Vedi. Matematica, ragazzi. È cosa? È certo che è matematico. Nel loro sistema funzionava col Powerball, no? Devi fare il 6 secco, no? Capito. Non puoi prevedere i numeri che escono. Ci sarà un modo, cazzo. Dai, cazzo, ci sarà un modo. Ti giuro, guarda, Fabio, ti compro l'azienda della sudore e te la regalo, va bene? No, no, poi l'azienda. Che regalo di merda. Ma Fabio ha fatto il classico, non sa niente di matematica. Lo so, non sa un cazzo di motori, non sa un cazzo di niente. Sì, lui si riempie la bocca con i nomi della storia, capito? Io so tutto di prassite, le parliamo che di prassite. Cazzo te ne fai? No, parassiti, merda. Prassitele. Non ce le ho i parassiti. Se c'hai malattie gengivali, non è colpa nostra. Prassite è uno dei più grandi scultori. Ma che cazzo dici? Non ho mai visto niente in centro di lui. Fidia e prassitele. Ma muori bastardo. Massimandro. Vaffanculo. Sì, quelli gridano. Rag and Bone. Non è un rag and bone man. No, Rag and Bone è un nome veneto. Rag and Bone. No, Rag and Bone man. Quelli che fanno le pennette Rag and Bone. Ho fatto un esperimento in sti giorni, perché dopo l'esperienza che abbiamo vissuto io e Paolo, purtroppo a metà, no, quell'esperienza dell'anno scorso, sai, sta ripartendo il programma. Ho detto, voglio andare a rivedermi un po' tutto, perché non l'avevo mai fatto. Un po' mi vergognavo, mi dava fastidio. Giustamente, peraltro. Certo, giusto. Sono andato a rivedere proprio a ritroso, no? Tutto quello che abbiamo fatto io e Paolo, e soprattutto i commenti delle persone. Ma quanto sono cattive le persone? Mamma mia! Quasi quanto noi. Mamma mia, e molta gente non ha capito una roba, che in realtà aveva ragione il fidanzato della Pamela Camassa, che lo zoo fuori dall'isola aveva pilotato tutto. È ovvio. Noi abbiamo completamente distrutto il senso di quel programma. No. Dirottando centinaia di migliaia di voti per farvi vincere. E questo perché uno degli autori più influenti del programma, un'autrice a dire la verità, mi ha detto: quanti voti pensi di muovere? La prima sera mi ha detto: quanti voti pensi di muovere? No, allora, quello che non hanno capito gli ascoltatori è che Fabio, in maniera molto intelligente, ha deciso a un certo punto, per garantirmi la vittoria, ha fatto un po' come il Doku Zoo di prima, no? È andato di matematica, ha detto: devo mettere, cioè devo lasciare Marco con uno che perde sicuro. Perché sai, comunque lo Cicero è stato forte in quello che ha fatto, Pamela era forte. Lo Cicero stava sul cazzo anche agli alberi. Allora, vabbè, ho capito. Cioè, la percezione avevi dentro
quando sono uscito mi sono reso conto che quello che pensavamo noi era tutto esattamente diverso, l'opposto. Posso dire una cosa? Sì, sì. Posso sì. ammettere una cosa? Certo. Hai votato per qualcun altro? Quando tu mandavi la pillola, voi mandavate la pillola dall'isola. Mamma. Sì, sì. Io l'ascoltavo tutti i giorni. Io ho sempre eliminato la tua parola d'ordine. Non è mai andata in onda, mai una volta. Allora, adesso, voglio svelarvi una cosa che non l'ho mai detto, non l'ho mai detto in pubblico, voi lo sapete. Prima, siccome io non volevo farla sta cosa, prima di partire mi sono accordato con Rovazzi e Gaston Zama delle Iene. Ci siamo trovati in un albergo e gli ho detto: oh, mi hanno chiesto di fare sta roba, che faccio? No, 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 una merda, non farlo, ti sputtani, ti rovini. Dico, allora troviamo una chiave per farlo in maniera goliardica, in perfetto stile Zoo e Iene. Ok, abbiamo partorito questa idea. Quindi io avevo la parola d'ordine che era: mi manca la Verna. Loro, dopo una settimana barra due, cioè era il massimo che mi ero prefissato, no, di resistere lì sopra. Quando dicevo quella parola lì, gli davo 3 giorni di tempo per venire in Honduras con un gommone. Avevamo già deciso tutto. Col gommone alle 3 del mattino non si sarebbe accorto nessuno. Io mi sarei allontanato dalla ciurma, avrei preso il gommone. Siccome io ho 2 passaporti, uno l'avrei lasciato alla produzione, l'altro invece lo lasciavo a loro. Quindi mi portavano a terra, avrei preso un furgone, avrei preso un aereo, sarei tornato in Italia. Poi mi dovevo infilare dentro la casa che non era in utilizzo del Grande Fratello e farmi ritrovare dopo una settimana a cagare nel cesso. Questo era il piano. Solo che io continuavo a dire: tutto fattibile, eh? Sì, sì, tutto animato. No, era fattibilissimo. Sì, era fattibile. Quando l'ho detto agli autori, mi hanno detto: sì, un attimo, figurati. Lì i gommoni entrano ed escono tutte le ore. Ma non c'era nessuno. Appunto. Dai, potevo scappare quando cazzo volevo. Dai, volendo si scappava. Cioè, noi, guarda che noi volendo a un certo punto, quando abbiamo cambiato spiaggia, a piedi potevamo arrivare all'eliporto. E quindi, dai, un attimo, lì si scappava e via. Comunque il piano non ha funzionato perché qualcuno non mi metteva in onda la parola d'ordine. Sì, dai, dettagli, robe. Però era bello, dai, da immaginare era bello, poi magari non era fattibile. Ma Marco, ma tu sai quante bugie ci hanno detto Cenci, tutti gli altri autori? Ci hanno imbarcato il anche produttore. Noi. No, ma tu, allora, Marco e Paolo, Cenci, questo Cenci, Marco e Paolo, ti dico solo una cosa, i nuovi Pio e Amedeo. Sì, sì. Tu li tiri fuori da lì. Gli fai un danno. Gli distruggi la carriera. Io li vedo già, il nuovo Pio e Amedeo sono bolliti, non contano un cazzo. Sì, sì, ci hanno imbarcato di cazzate. Il prossimo Marco e Paolo, fidati Fabio, sì. Guarda, gli rovini ma la anche carriera. Quando eravamo dentro sì, ci sì, già, sì. E quando siamo usciti ancora. Devo fare una missione, devo dire che ha ragione Paolo, perché Paolo mi diceva: oh, andiamo, sai che ogni lunedì veniva il capoautore Celeste nella tendina e ci diceva, ci imbarcava di cazzate, no? Abbiamo deciso io e Paolo, basta, ce ne andiamo. Quindi andiamo dal capoautore, era il nostro turno. Paolo mi fa: mi raccomando Marco, non ti fare imbarcare. Ma va, figurati, stavolta borsa pronta, ce ne andiamo. Sì, sì. Entravamo dentro, ci guardava e io: guarda, ce ne andiamo. Ma Marco... No, però Paolo, aspetta, pensiamoci un attimo. Perché lui ci paventava un futuro devastante. Ma dovevamo condurla noi quest'anno, ci hanno tradito, non li guardiamo. Ma quella è stata la scintilla della scommessa con l'autrice. Perché gli ho detto: guarda, senti, stanno male, hanno mandato una pillola oggi, stanno male, io li tiro fuori. Perché tu li riesci a tirare fuori? Ah no, ma secondo te io non li tiro fuori da lì? Ma quanti voti muovi? Minchia. Sai che io su queste robe me le leggo al dito. Quanti voti lì, muovo? Gli ascoltatori adesso dello vediamo, zoo. Adesso gli ascoltatori vediamo. Dello zoo sono stati fenomenali. E Lucilla, bisogna dire. Anche Lucilla, certo. Lucilla. Però c'è stato un lavoro di squadra incredibile. Ascoltatori, voi. Pensa cosa potevamo fare quest'anno. Invece no, non ci hanno voluto. Pensa che stupidi. Che delusione. Proprio come quello che prova tutte le robe su YouTube e gli va sempre male. Mo lo provo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo, sì, sempre live sul mio canale Twitch. Andiamo a vedere subito che cosa Molo proviamo oggi, dai! Allora, è un po' di tempo che non faccio i video, che ho avuto qualche problema di infiltrazione di topi, però adesso sono tornato e oggi vi faccio vedere
questo Sanifac. Allora, sappiamo tutti che c'è l'inquinamento nell'aria e tutti inquinati, respiriamo proprio le cose brutte che ti fanno venire malattie. Ma grazie a questo prodotto che ho comprato online, che è un sanificatore dell'aria intelligente, praticamente in gas potete respirare tranquilli come se fossi sulla cima del Monte Bianco. Dai. Oh, ok, bello. Allora, lo accendiamo. Ciao. E mo sta voce di nuovo. Ma è tutto, sembra la stessa voce, Gianno. Ciao. Puzza di flitto. Puzza di flitto, sì, bravo, sì. Perché mia moglie fa i panzerotti giustamente a pranzo, che non mangiamo tanto leggeri in casa. E togliere puzza di flitto, però. Sani fuck, dai, Sani. Ok. Ecco. Ma la povertà di questo suo, questo ginese che fa bubù nel microfono, bubù zero. Oh, che delusio, che povertà, che pochezza. Vabbè, sì. Comunque, effettivamente l'aria è un po' meno pesante, Filtro pieno. E come filtro pieno? Minchia, abbiamo come 4 secondi, già pieno il filtro. Fritto pesante. Lo so, frit pesante, questo sta per pranzo, ma non è compito tuo giudicare Sanifac. Che è U? Sei riacceso, che è? Che sta aspirando adesso? Cos'è sto U? Inserire Alka-Seltzer. Come Alka-Seltzer? E dove lo devo inserire l'Alka-Seltzer? Cassettino. Qual cassettino? Non vedi cassettino? Questo. Sei per tu cassettino. E che ci metto? Metto citrosodino, va bene? Può andare. Può andare. Vabbè, ci accontentiamo. Un attimo che mette del cassettino. Chiudo il cassettino. Aspettare 2 ore. Oh, 2 ore. Madonna. Digestione. A digestione deve fare questa. Ma che è un bambino per fare il bagno al mare? Che delusio. Che pochezza. Che fallimento continuo. 2 hours later. Bene ragazzi, sono trascorso le 2 ore per dare modo a Sanifac di smaltire il fritto. Adesso lo proviamo in bagno, che è un'altra zona che è piena di cattivi odori, fosse biologiche, zolfo. Allora Sanifac, sanifichi il bagno, dai. Che puzza di merda. Sì, purtroppo è andato da mio figlio prima. Comunque il tuo compito è proprio togliere le puzze di merda, no? No. Come no, sei Sanifac, scusa. Schifo. Schifo, è quello, gli escrementi fanno le puzze. Aprire finestra. E come aprire finestra? No, è appunto Sanifac serve che dalla finestra entra l'inquinamento. Apri. Va bene, apri, non ti incazzare, Sanifac. Aperta la finestra. Che è la digestione di nuovo, che è successo? Tossisci, macchina, ma si può. Aria inquinata. E lo so, rinquinati, t'ho comprato apposta. Che cazzo ti comprava a fare se abitavo sul Cervino, no? Ma che delusio. Sanificato con la tosse. Polveri sottili. Chiudi. E come chiudi? Tu dovresti togliere le polveri sottili. Aspetta che chiudo. Città troppo inquinata, cambia paese. Ma cambia paese tu, come? Che cazzo vuoi? Che delusio. Bene ragazzi, le funzionalità di questo Sanifac non sono particolarmente stupefacenti, però oltre all'attività di sanificazione, questo Sanifac può spargere nell'aria dei piacevoli odori che potete scegliere da un lungo elenco, purtroppo è scritto in cinese. Chiediamo a lui, Sanifac, che fragranze sono disponibili? Vaniglia. No, vaniglia no, che mi sembra di vivere dentro un gelato. Cannella. Ma che cazzo è questo qua? I Gin Mazzari? No, cannella no. Pistacchio. Pistacchio? No, non ho capito, che è una gelateria. Cadet. Che cazzo è sto Cadet? Sarà qualche fiore tibetano. Proviamo Cadet. Vai, Cadet. Sparci Cadet. Ok. No, ma la Cadet è open. Ma che è sta puzza di viso, mamma? Una puzza di gasolio. Sanifac, che cazzo è sto Cadet? Cadet, macchina anni 70. E che mi metti l'odore della macchina dentro casa? Ma sei pazzo? Che puzza. Oh, che delusione. Che difficoltà di respirare. Che ingulato che ho preso con sto Sanifac. Bene ragazzi, tutto sommato diciamo che a questo sanificatore darai un voto tra il 6 e il 7. Mi sembra che possa essere ulteriormente migliorato. Adesso comunque ormai l'abbiamo installato, lo mettiamo in casa in stand-by. Vai in stand-by, Sanifac. Che è sto rumore? Non riesco a capire, cos'è? Sarà la spia dell'alimentazione, sarà senza batteria. Che succede? Che cosa succede, Sanifac? Allergia. Come allergia, scusa, allergia? Polline.
Ah, come, allergica ai polline, scusa. Io intelligenza artificiale. No, tu stronzo naturale. Vaffanculo. Che delusione. Che è? Aspetti, apri il cassettino. No, tieni il fazzolettino, dai, almeno soffri il naso, che schifo. Grazie. Al cazzo. Ma che cazzo, è un rapporto conflittuale con la tecnologia. Sì, ma è sempre quella poi, è la stessa azienda cinese che fa le stesse cose. È a buon mercato perché... Minchia ragazzi, ci fermiamo per 5 giorni. Orca miseria, orca miseria, orca miseria, che bella notizia. In realtà io non farò un minuto di vacanza perché devo trasferirmi, quindi traslochi, robe. Sempre che riusciamo a chiudere sto bel indie spot perché... Ma ragazzi, è una cagata da chiudere. Sì, basta cambiare idea ogni 5 minuti e lo spot non è sempre ho cambiato aperto. Idea, è dal primo giorno che vi dico di mettere la roba in testa, la musichina, le robe. Sai, per quello motivo lì. Ma vai a fare in culo, va. Dai, su, chiudilo oggi. Chiudilo come ti ho detto io però. Sì. Così va in onda lo però spot poi in televisione. Ricordati come me l'hai detto. L'ultima versione che ti ho mandato scritta, sì. Ok? Marco, devi registrare. No, sono a posto. Ok, grazie. Così prendo. Perché dove devi andare? Dove vai? Tre, dove vai? No, a casa. A far cosa? Dove vai a far cosa? Dove vai? Tu cosa vai a fare a casa, deficiente? Io non vado a casa, vado in un altro ufficio a lavorare, mai a casa. Allora io vado nell'altro ufficio a lavorare. Vai nell'altro ufficio a lavorare, dov'è l'altro ufficio a lavorare? A Scandiano. Non c'è un altro ufficio. Non c'è un ufficio a Scandiano. Ah, non ho l'ufficio a Scandiano. Non hai l'ufficio a Scandiano. Non ho addirittura il grattacielo di Scandiano. Anzi, guarda, ho cambiato idea, vorrei registrare 47 scenette solo con te, però gli altri possono andare. Io chiudo allora. Buona Pasqua! Sì, e poi. Ciao, ciao!